ispraambiente.gov.it, all'interno, appena aprite la home page, come vedete, questo è il sito dell'istituto, come aprite la home page, nella parte eventi trovate il convegno di oggi, quindi cliccando sopra, qui sotto programma, iscrizione, eccetera, ci sarà la registrazione del video, quindi sarà poi a vostra disposizione. Lo passo all'architetto Fisch per introdurre i prossimi lavori, grazie. Allora, abbiamo proprio l'ultimo pezzettino del convegno, abbiamo 4 interventi, perché adesso cominciamo, sì, sono, diciamo, un pochino più tecnici, perché ci aiutano a capire un po' meglio come affrontare alcuni aspetti, perché tutto bello, tutto che si può realizzare, è fantastico, però l'ultima parte sarà quella che ci dovrebbe comunque interessare un pochino di più, riguarderà poi la fattibilità economica. Quindi, intanto abbiamo i primi due, più per noi tecnici intesi come architetti, ingegneri, geologi, e poi il resto vale un po' per tutti. Abbiamo l'ingegnere Luca Rossi di Edecchia, lui ci parlerà dell'impiantistica per l'elevata efficienza e il controllo delle spese. Infatti, come vedete lì, c'è la vera spesa, quindi passa la parola a lui e vi spiegherà un pochino su che cosa tratta questa azienda. Io sono l'ingegner Luca Rossi e sono il titolare della società Edecchia. Noi abbiamo iniziato l'intervento, lo inizio andando un po' a reintrodurre anche il titolo, diciamo, della nostra attività, del nostro intervento, che è impiantista in classe A, sistemi di building integrated photovoltaic. Perché leggendo poi anche tutti i relatori che erano in programma, ci sembrava assolutamente molto in linea con quelle che sono le attività di questa sessione di lavoro. La nostra attività, la nostra è una struttura che lo dice il nome Edecchia, è un nome un po' particolare, un po' complicato, ma semplicemente non fa altro che esprimere quello che effettivamente noi siamo, quindi il sottotitolo è Ambiente, Energia e Telecomunicazioni, perché? Perché l'energia è il tema fondamentale, è stato il primo intervento del relatore, del fondatore di Casa Clima, che tra l'altro ringrazio perché ha dato degli spunti molto interessanti da poter poi analizzare nel proseguo. Ambiente, perché l'energia è fondamentalmente quanto noi consumiamo, ma è principalmente la produzione di energia, l'ambiente, quindi il poter fare e realizzare opere e strutture che siano il più possibile efficienti, e le telecomunicazioni. Telecomunicazioni in quanto tecnologia. Tecnologia perché? Perché non c'è impianto efficiente e struttura efficiente se non controllata opportunamente dalla tecnologia. Quindi la mia presentazione tratterà principalmente della nostra attività, di un intervento principalmente basato sull'impiantistica e tecnologia ed intervento specifico nell'ambito dei sistemi integrati con vetrate fotovoltaiche. Il relatore di prima giustamente diceva che ad oggi ancora non c'è la possibilità di realizzare una vetrata fotovoltaica con tutte le caratteristiche che agli architetti piace, quindi la possibilità della trasparenza in base agli interessi specifici o che altro. Esistono però sul mercato dei vie di mezzo, dei compromessi ad oggi che sono assolutamente utilizzabili e che coniugano comunque il colore
che soprattutto agli architetti piace molto, questo poi voi me lo potete dire, ma è quello che noi abbiamo visto nella nostra attività recente, il colore alla produzione di energia elettrica fatta principalmente con silicio in questo caso, e quindi toglie trasparenza ed è un limite, diciamo, del prodotto, però ad oggi questo qua è il taglio termico in base alla vetrata. Comunque, diciamo, questo qua lo vedremo verso la fine della presentazione e lo tratterà principalmente l'ingegner Romanelli, che è qua con me. Il primo concetto fondamentale è quando si parla dell'efficienza energetica, si fa sempre molta confusione tra efficienza energetica e risparmio energetico, efficienza e risparmio sono due parole che sembrano la stessa, ma in realtà sono due parole tra loro molto, molto diverse. Il risparmio energetico lo facciamo tutti noi, meno male, quando ci arriva la bolletta a casa, vediamo che è troppo cara, iniziamo a dire magari invece che a 21 gradi ci possiamo stare anche a 20, magari la luce è meglio limitarla piuttosto che abusarne. Quindi il risparmio in realtà si fa con l'azione quotidiana e non è però l'obiettivo di chi vuole fare efficienza. L'efficienza è poter esprimere, diciamo, il significato di efficienza, almeno per come lo intendiamo noi, non è altro che tutte quelle attività che introduciamo all'interno di un ambiente tale per cui sia garantito il massimo comfort, eliminando il più possibile gli sprechi. Questo è il discorso di efficienza. Chiaramente, qual è il risultato dell'efficienza? È il risparmio. Cioè, se io adopero e lavoro nella massima efficienza, ho inevitabilmente un risparmio. Ho inevitabilmente un risparmio a seconda però di quello che è la percezione dell'utente. Quindi posso risparmiare o aumentare il mio livello di comfort, non è detto che il risparmio sia effettivamente l'interesse principale del cliente. Noi abbiamo lanciato una campagna, cioè misura la tua efficienza, perché la cosa principale nell'ambito energetico e del consumo di energia che l'utente normale, non dico medio, non dico quello preparato, l'utente normale, quindi tutti noi fondamentalmente, ad oggi non siamo a conoscenza di quello che è effettivamente il nostro consumo. Noi sappiamo soltanto che paghiamo delle bollette, non riusciamo a leggere la bolletta energetica, non riusciamo a leggere né quella elettrica né quella termica, semplicemente sappiamo che dobbiamo pagarla, altrimenti ci tolgono la luce o ci tolgono il gas. Per assurdo, ma questo non vale soltanto per l'utente consumer, diciamo la massaia, no? Ma vale anche per l'imprenditore. Oggi l'imprenditore, in un momento poi di crisi, stringe i cordoni su tutti, quindi licenzia oppure mai mette in cassa integrazione le persone, cerca di pagare il meno possibile qualsiasi tipo di prodotto che sta alla base della sua produzione, che sia un servizio, che sia un prodotto, ma l'acquisto lo centellina e acquista sempre a prezzo migliore. L'unica cosa, in realtà sono due le cose che non acquista al prezzo migliore, sono i soldi, quindi i rapporti con le banche che effettivamente non ne sono capaci, ma l'altro aspetto è l'energia. L'imprenditore oggi è l'unico modo che ha per poter spendere meno energia e cercare nel mercato libero qualcuno che gli offra energia a un prezzo minore. 9 volte su 10 chi si presenta e gli dice che gli offre il contratto a prezzo migliore, in realtà poi nasconde dei trucchi e lo va a pagare come se non più di prima, per non parlare poi di quanto costa togliere un contratto a favore di un altro. Quindi siamo al paradosso del fatto che comunque l'energia
che è una, per molti è un aspetto fondamentale dell'economia casalinga o imprenditoriale, ad oggi non è assolutamente gestito. Quindi il nostro primo passo è proprio descritto da, questa, da, da questo banner, insomma, che noi il primo passo che vogliamo fare è quello di informare la gente sul perché sta consumando, perché paga quella bolletta, che probabilmente non è soltanto perché acquista l'energia male, ma probabilmente perché non riesce a sfruttare tutto il potere, cioè perché spreca, se compra energia, la metà di quell'energia che compra in effetti la spreca e non la utilizza per la propria, per la propria, per le proprie necessità. La cosa più complicata, allora, intanto diciamo, noi, io quando mi presento dico noi siamo ETEX, una società di servizi energetici, normalmente ci viene risposto vendete energia, e no, non siamo degli agenti o che vendiamo energia elettrica, e questo l'ho premesso, siamo una società di servizi energetici, cioè siamo una società di energy manager, quindi il nostro ruolo è quello di andare a... torno a dire, a valutare tutto l'aspetto energetico e capire se è possibile fare degli interventi finalizzati all'ottimizzazione e arrivare al minor spreco possibile. Diciamo, ho cercato di tradurre in una slide questo concetto, no? E diciamo, questo è un po' un gioco che facciamo un po' tutti quando c'eravamo i giornalini, no? In attesa del dentista, eccetera, oppure per i figli, che diciamo che gli impianti che venivano fatti fino a pochissimo tempo fa, ma io posso dirmi senza essere smentito, anche quegli impianti sono fatti fino a un paio d'anni fa, erano impianti fatti in questo modo, cioè si sapeva il punto di partenza, che chiaramente erano i dati progettuali e il punto di arrivo, perché alla fine gli impianti, anche se poco efficienti, funzionano, non è che non funzionano. Quindi c'è un punto di partenza e un punto d'arrivo. Ma come ci si arriva? E ci si arriva con una fatica tremenda e con un consumo di energia. Se pensate a una persona che deve farsi tutto questo tragitto, di energia ne spreca parecchia per arrivare all'arrivo. Quello che tentiamo di far noi, adesso può sembrare quasi uno spot pubblicitario, ma in realtà alla fine questo in qualche modo è il modo migliore che ho trovato per tradurre, diciamo, quello che sto dicendo adesso nella maniera più semplice possibile, che la cosa più difficile è esprimersi in maniera semplice, per assurdo è così. Quello che facciamo noi è cercare di arrivare sapendo il punto di partenza, che di fatto è lo stesso di quello precedente in realtà, perché le condizioni atmosferiche sono quelle, perché le condizioni climatiche quindi sono quelle, eccetera, sapendo il punto di partenza, però avere il minor, arrivare al punto di arrivo e quindi al comfort dell'utente con il minor dispendio possibile di risorse principalmente naturali, perché se accendiamo la lampadina o se... ci riscaldiamo, chiaramente sono tutte risorse naturali che andiamo a consumare. Quindi chiaramente la nostra attività e la nostra azione è fatta sul nuovo e chiaramente sul retrofit, quindi sull'esistente e sul nuovo. Noi, essendo una società di servizi energetici, quello che praticamente ci occupiamo un po' si dice chiavi in mano, se vai avanti poi chiavi in mano è un modo di dire, 360 gradi sono, lo dicono principalmente i tecnici, comunque sia quello che noi forniamo al nostro cliente, sia esso impresa o privato, è attività che non si ferma solamente alla progettazione dell'intervento, ci proponiamo anche di realizzare l'intervento. Questo perché molto spesso ci veniva detto: vabbè, voi parlate bene, dite che c'è il 70% di risparmio, ma a me poi chi me lo garantisce questa cosa? E allora, a fronte di questa richiesta
facciamo anche attività esecutiva, chiaramente usando consulenti esterni nell'ambito dell'attività operativa, fino alla gestione. E questo è un altro aspetto fondamentale. E qua entra il discorso telecomunicazioni, cioè la gestione. Oggi un impianto efficiente non può, secondo noi, secondo il nostro modo di vedere, non può essere tale se non è in qualche modo, se non è gestito. Già un fatto di gruppo di contabilizzazione del calore e dell'energia elettrica e mettere a disposizione dell'utente la possibilità di vedere effettivamente quanto sta spendendo in tempo reale, già questo è un'attività che elimina gli sprechi, torno a dire, efficienza, non risparmio. Cioè noi non sappiamo, ma il nostro sappiamo benissimo se stiamo fermi con la macchina, con il motore acceso, che stiamo consumando energia, stiamo consumando benzina, diesel, quello che è, e stiamo inquinando l'ambiente, questo lo sappiamo perché in macchina accendiamo tutti, ma noi non sappiamo la sera quando dormiamo la nostra casa o la nostra attività produttiva quanto sta consumando effettivamente. E l'unico modo per poterne prendere visione, poterne prendere certezza è attraverso la contabilizzazione dell'energia, che fine a se stesso però non è sufficiente. Alla contabilizzazione va affiancato il discorso comunque di gestione dell'impianto, in maniera tale che a fronte del fatto che c'è un allarme, quindi la contabilizzazione mette a conoscenza che ci sono dei consumi anomali, io dovunque sono posso intervenire per poter chiudere e poter riparare al discorso. Quindi dicevo, questo fondamentalmente è un argomento quindi che ho già trattato prima. La cosa fondamentale che sia principalmente sul nuovo. Adesso è meglio? Sì. Allora, questo qua lo accenno molto velocemente, la differenza che c'è tra la nostra attività, tra il nuovo e chiaramente il retrofit, la parte fondamentale è la prima parte, cioè capire effettivamente quali sono le necessità del cliente. A fronte delle necessità poter redigere insieme poi ai tecnici, noi siamo impiantisti fondamentalmente, quindi poi ai tecnici che si occupano più della parte strutturale e architettonica, mettere in pratica quelle che sono, torno a dire, le necessità del cliente. È molto più divertente, se posso dire, invece l'attività sul retrofit, quindi sull'esistente. Più delle volte ci si trova di fronte a persone che comunque sia imprenditori o privati, torno a dire, l'esperienza è praticamente identica, ne ho incontrati a centinaia, quindi posso fare una buona statistica. Il cliente non può, anche se magari tiene casa a 16 gradi perché non vuole riscaldare, perché magari riscalda a gasolio, perché ha una casa poco efficiente, comunque lui, il suo comfort è massimo, vuole soltanto risparmiare. Quindi il nostro lavoro in prima fase è proprio quello di capire non quello che il cliente pensa siano le sue necessità, ma quelle che effettivamente sono le sue necessità. Quindi a seconda se chiaramente l'intervento è sul nuovo o sull'esistente, cambia chiaramente la difficoltà, ma l'obiettivo principale è sempre l'efficienza di ciò che proponiamo. Vabbè, andiamo, penso, direttamente. Cioè, l'ultima delle fasi che noi proponiamo è quella della certificazione. Noi proponiamo, questo va chiaramente alle imprese,
la certificazione ISO 50001, che non è altro che la certificazione dell'uso corretto dell'energia. Quindi questo perché? Perché attraverso riusciamo a garantire le analisi sull'efficienza che abbiamo proposto. E come lo garantiamo? Chiaramente non possiamo garantirlo soltanto noi, perché il cliente non crederebbe alle nostre parole, semplicemente perché siamo noi e tiriamo acqua chiaramente al nostro mulino, ma proponendo al cliente l'ISO 50001 facciamo sì che è un ente terzo ufficialmente certificato da Credi e comunque dagli organi competenti che certifica che effettivamente il lavoro da noi presentato è un lavoro idoneo, diciamo, alla maggiore efficienza. Va bene, andiamo avanti. Allora, torniamo un attimo indietro. Allora, un caso specifico, diciamo, che quindi, diciamo, un po' traduce quello che io ho detto adesso le mie parole, che però traduce in realtà quello che possiamo proporre, che abbiamo proposto, è un caso di, ad esempio, questo caso qua, che è un agriturismo che doveva, diciamo, essere ristrutturato, in parte realizzato. In questo caso specifico, quali erano le necessità? Le necessità è che l'agriturismo doveva avere tutte le caratteristiche di efficienza energetica, perché questo era il primo input che veniva chiesto, chiaramente gestendo il budget di spesa che non poteva essere infinito. Dall'altro punto di vista, l'altro aspetto erano che comunque per le superfici che avevano a disposizione, per il fatto che l'edificio, che almeno la parte esistente, diciamo, le cubature non erano infinite, avevamo un vincolo di realizzazione di impianto fotovoltaico, quindi più di quella potenza di generazione elettrica non potevamo andare. L'altro aspetto fondamentale era il fatto che comunque questo agriturismo avrebbe fatto attività anche di produzione di olio, quindi avrebbe avuto un minimo di produzione propria di biomassa tale da poter essere riutilizzata anche ai fini energetici, quindi per riscaldare. Questi erano i punti di partenza, quindi, come ho detto, dalla prima intervista, dalle prime necessità, al di là di quelle che erano già in mente le idee del cliente, abbiamo cercato noi di capire quali effettivamente potevano essere le risorse che il cliente poteva mettere a disposizione. Quindi quello che abbiamo, tra l'altro, la struttura era una struttura complessa, divisa in parte di appartamenti, quindi chiaramente per il pernotto, parte ristorazione, e poi c'erano ristorazione, enoteche e frantoio, e poi c'erano gli appartamenti privati. Allora, in base a questo noi abbiamo dimensionato un impianto tale per cui potesse riuscire a utilizzare tutte le risorse che ho detto prima, quindi la produzione di energia elettrica e la produzione di biomassa. Questo ci ha portato a dimensionare caldaie, una caldaia a legna, diciamo, onnivora, in quanto effettivamente il cliente poteva metterci dentro diverse tipologie di biomassa, e una pompa di calore. A me piace, quando parlo di biomassa e pompa di calore, oggi li definiamo in questo modo, i nostri nonni o genitori, a seconda dell'età chiaramente di ognuno di noi, in realtà non le chiamavano così, le chiamavano stufa elettrica e camino, però è la stessa cosa, almeno la fonte primaria di energia elettrica, che si trasforma in energia termica con la stufa elettrica, e il camino che fa riscaldare
le persone che si mettono intorno appunto al camino, almeno in quella zona. Così si scaldavano le nostre case prima della metanizzazione di tutta l'Italia fondamentalmente. E a questo stiamo ritornando, però stiamo ritornando e dice vabbè, allora, che cavolo abbiamo fatto la metanizzazione di tutta Italia, no? Cioè al di là se è corretto o meno metanizzare l'Italia, in realtà oggi stiamo rifacendo queste cose ma con efficienze notevolmente differenti. Cioè oggi una pompa di calore riesce a produrre fino a 4 volte quello che è il consumo di energia termica rispetto a quello che è l'energia elettrica di cui ha necessità, di che utilizza, e le caldaie a legna sono, non sono come i camini che neanche la metà dell'energia riescono a utilizzare per riscaldare, ma le caldaie a legna ormai hanno efficienze delle migliori caldaie a metano. Quindi ritornare a quelle che sono e quelle che erano, diciamo, le abitudini precedenti all'era, diciamo, del metano, ma con efficienze notevolmente differenti. Anche perché poi alla fine queste sono la fonte la fonte energetica che noi nel nostro territorio possiamo riuscire a trovare. Poi il resto, la cosa su cui volevo soffermarmi era principalmente sulla centrale termica fatta da queste tecnologie, chiaramente un boiler che potesse fare un po' da volano termico, e tutta la domotizzazione, la sensoristica sulla temperatura dell'acqua e sugli ambienti, tali per cui le due risorse potessero essere utilizzate insieme o meno a seconda delle necessità e della produzione di energia elettrica. Adesso passo la parola all'ingegner Romanelli per l'ultima parte. Allora, salve, buonasera. Per quanto riguarda i sistemi che abbiamo prima citato, i building integrated photovoltaics, possiamo riassumere quelle che sono le loro caratteristiche attraverso questa tabella. Quindi innanzitutto sono dei sistemi che sono in grado di produrre energia elettrica, ma sono anche un filtro a quelli che sono i raggi ultravioletti e i raggi dannosi. Possono rappresentare un isolamento termico ed acustico progettando un determinato pacchetto. Permettono l'illuminazione naturale, filtrando naturalmente appunto le componenti nocive. Rappresentano anche un sistema architettonico che ci permette quindi di dare una qualità estetica al nostro edificio attraverso un design innovativo, riducendo quelle che sono le emissioni di CO2 che abbiamo naturalmente trattato nella mattinata attraverso la produzione appunto di energia elettrica, quindi un sistema attivo. Per quanto riguarda il vetro fotovoltaico, noi non possiamo paragonarlo ad un modulo tradizionale fotovoltaico, quindi una normale installazione di un impianto a terra o in copertura, ma è un vetro appositamente progettato, quindi un vetro di sicurezza, un vetro strutturale che rispetta quelle che sono le norme per quanto riguarda il codice tecnico di costruzione. Nel vetro fotovoltaico possiamo considerare due tecnologie utilizzate, quella del silicio amorfo con fin sottile oppure CIS, CGS, che sono due appunto tecnologie, oppure quella in silicio cristallino con il monocristallino e il policristallino. Monocristallino e policristallino sono quelle tradizionalmente utilizzate anche nei moduli fotovoltaici classici. Per quanto riguarda i parametri di valutazione di un sistema building integrated, possiamo andare ad individuare il sistema costruttivo. È possibile realizzare quindi con questi prodotti, con questi vetri, un lucernario fotovoltaico piuttosto che una facciata ventilata, continua, una serra solare, una pensilina o una fotovoltaica. Naturalmente potendo prendere in considerazione entrambe le tecnologie che abbiamo visto prima, scegliendo quello che è il grado di trasparenza, cioè il nostro obiettivo è schermare oppure far filtrare luce producendo comunque energia fotovoltaica. In base alle tecnologie presenti sul mercato possiamo variare da una percentuale di trasparenza pari allo 0% fino ad un 30%. Aumentando comunque la trasparenza andremo a diminuire quella che è la potenza del nostro vetro e quindi avremo minore produzione di energia elettrica. Altrimenti nel caso del sistema, diciamo quello con le celle che vediamo qua nell'esempio in alto, la trasparenza mi è data da quelli che sono gli spazi non occupati dalla cella fotovoltaica. Quindi in generale con una disposizione di questo tipo una percentuale di trasparenza intorno al 33%.
possiamo definire quella che è la stratigrafia, ovvero in base alla destinazione d'uso, in base naturalmente alla localizzazione di dove siamo, possiamo dimensionare sia lo spessore del vetro e quindi andare a considerare un vetro temperato piuttosto che un vetro indurito, 4, 5, 6 mm, e una vetrocamera in aria o in argon, il cui spessore naturalmente è legato a quello che è la nostra caratteristica e prestazione termica che vogliamo ottenere. E con questo esempio praticamente noi abbiamo realizzato una pensilina fotovoltaica che è stata ancorata ad una struttura portante in legno e il fissaggio alla struttura portante è avvenuto attraverso una sovrastruttura in alluminio che appunto sia impermeabile all'acqua e agli agenti atmosferici. In questo modo praticamente la trasmittanza del nostro vetro è pari a 1,8 watt a metro quadro Kelvin e la localizzazione era appunto Roma, pertanto la norma mi dice la trasmittanza limite secondo il decreto è 2 watt a metro quadro Kelvin, quindi io sono al di sotto della norma, la rispetto, andando a considerare il vetro fotovoltaico anche come un infisso, comunque come un componente strutturale, io efficiento energeticamente la mia struttura, il mio involucro, pertanto posso accedere alle detrazioni fiscali del 65%, detrazioni fiscali che appunto riguardano il risparmio energetico. Infine posso andare a definire il colore, in base sempre appunto alla tecnologia considerata noi possiamo andare a prendere in considerazione dei vetri colorati, con un'ampia gamma di colori che possono essere il rosso, il blu piuttosto che il verde e il giallo, naturalmente non sono i vetri che diceva prima il precedente relatore, ovvero che cambiano colore durante la giornata, sono dei vetri che hanno questa colorazione, rimane sempre la stessa perché è comunque una pellicola applicata. Se facciamo un rapido confronto tra quelle che sono le due tecnologie, andando a considerare quanta superficie mi occorre per installare un kilowatt, io posso andare a considerare superfici che vanno dai 15 metri quadrati ai 30 metri quadrati per il silicio amorfo, quindi comunque la minore efficienza classica del silicio amorfo, variando naturalmente all'aumentare della trasparenza mi aumenta la superficie perché io ho meno potenza installata. Nel caso del silicio cristallino io invece ho una superficie che è paragonabile a quella del modulo tradizionale perché comunque la cella fotovoltaica è più efficiente, quindi dai 9 metri quadrati ai 7 metri quadrati in base a quante celle io vado a mettere nel mio vetro. E questo è un caso studio molto velocemente che noi abbiamo studiato e progettato per quanto riguarda un attico. La richiesta del cliente era innanzitutto la realizzazione di un ampliamento con chiusura di un terrazzo esistente e l'installazione di una pergola fotovoltaica al di sopra. Quindi la superficie totale è circa 80 metri quadrati e il progetto ha previsto delle categorie di intervento che sono la struttura portante in legno, considerandola come elemento unico sia nella parte chiusa di involucro che nella parte della pergola, l'involucro edilizio, il solaio interpiano, gli infissi, il pergolato e quella che è la sovrastruttura di ancoraggio del sistema di vetri fotovoltaici. Pertanto, per questa superficie che riguarda l'intervento, noi siamo andati, che sono circa 30 metri quadrati, ad installare 3,45 kW di picco, considerando dei moduli fotovoltaici trasparenti con la tecnologia del silicio cristallino. Ogni modulo è da 230 watt. Come è possibile vedere qua, e questo è un esempio di realizzazione, struttura considerata è appunto impermeabile all'acqua e agli agenti atmosferici, la trasmittanza è 1,8, quindi rispetto a quello che è il limite da norma. Per quanto riguarda quindi il sistema integrato architettonicamente del vetro fotovoltaico, possiamo considerarlo come un prodotto unico capace di integrare allo stesso tempo sia sistemi attivi che sistemi passivi. Pertanto è un materiale edilizio, sia un infisso che un componente strutturale, in grado di produrre energia elettrica, isolare termicamente ed acusticamente, illuminare naturalmente e qualificare architettonicamente, ovvero un insieme di azioni che nell'edilizia tradizionale sarebbero realizzabili attraverso più prodotti e non attraverso un unico elemento. Grazie.